Valentina, adesso non lo so, io non chi manca, diciamo, come uno e, ok, allora lui e poi ultimo intervento, sì, breve, tre minuti e poi Valentina Corrado, che raccoglierà le diverse sollecitazioni che sono arrivate. Salve, io sono Silvio D'Angerio, sono presidente dell'Associazione Spazio Disponibile, che è un'associazione di familiari ed utenti. Noi siamo fra quelli che si sono faticosamente impegnati per raccogliere le firme per quella lettera che è stata spedita all'ASL Roma 1, che finora non ha avuto risposta. E volevo dire qualche cosa a proposito della consulta. Enrico prima parlava di scarsa trasparenza. Io non parlerei di scarsa trasparenza, io parlerei di assoluta oscurità. Non si sa, io che pure sono un cittadino che si interessa di salute mentale, non sono mai riuscito a sapere che cosa venisse fatto e discusso nelle sedute della consulta dipartimentale. Quel che qualcuno mi diceva è che si parlava di tutto tranne che dei pazienti e dei familiari. Poi voglio dire un'altra cosa. La consulta, immagino che, secondo quella come la interpreto io, deve fare gli interessi dei familiari e degli utenti. Sono loro che sono la controparte delle istituzioni e devono dire se le cose vanno bene o vanno male. Quindi mi sembra fondamentale la partecipazione quanto più allargata di familiari ed utenti, poi anche di società professionali, di associazioni di volontariato, eccetera, ma devono essere loro. Se si pensa che i familiari facciano i loro interessi, se questi interessi sono interessi degli utenti va bene, se è l'interesse del proprio figlio allora non va bene, ed in questo caso non si può rimediare marginalizzando le associazioni di familiari e di utenti, ma denunciando eventualmente abusi che venissero fatti sulla cosa. Invece è fondamentale che ci siano e siano ben rappresentati. Grazie.